rieccovi! Con piacere andiamo alla terza puntata di Jusan. O di Jusan, per dirla meglio. Che è successo? Ti fa male le mani? Appena ha ricominciato ti fa già male? No, eh. Falta, mio amico. La zipline! Si può salire ancora qua? No. Allora andiamo di zipline. Uoi! Guardate com'era in alto dove eravamo e dove torniamo. Ahimè. Allora, usando destra, il tuo amico riuscirà a vedere gli obiettivi successivi di alcuni collezionabili. Ah, figo. Il mio amico domina. Il mio amico è comodo. Che c'è qua? Ok, e dove mi aggrappo? Genera un geco. Aspetta, fermate il mondo, devo scendere. Cos'era quello? Genera un eco, non un eco, un geco. Che ficata! Oh no, 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 non volevo morire. Non ci tenevo così tanto. Mi sarei risparmiato un sacco di fatica a rimanere attaccato stile autobus. Vabbè, pace. Aggrappati alla scala. Ma che gioco meraviglioso è questo, ragazzi? Ma ce ne rendiamo conto di quello che viene fatto a livello mondiale nei videogiochi o no? Eh? Diamo un bel chiodino e zompamelo! No, vedi perché si mette un chiodino? Perché sa già di essere delle pippe al sugo. Ah, ma di qua non dovevo saltare, ok. Io inizio a pensare che quei chiodini rossi vecchi indichino i consigli di dove mettere un chiodo. Così a occhio. Genera un eco. Mamma mia, bravo. Bravo Majo, hai capito le meccaniche basilari di questo gioco. Allora, vediamo un po'. Se io mi sposto così. Uish, eccolo. Ma che bravo, ma che bravo. Baca bravo. Qualcosa? C'è nulla di collezionabile? Non si colleziona nulla qui? Un cosino rosso lì. Ma si può scendere? Perché se scendere non è sempre ma che è? Ma cos'è? Ma c'è lassù? Perché mi fai questi versi? Quest'aurea. Posso scalare qualunque cosa nel mondo. Ma lì c'è qualcosa. Me l'ha detto lui. C'è tre palline. Ma le devo mettere insieme? Aspetta, aspetta, aspetta. Ah no, mi sta facendo vedere i collezionabili dove sono anche dietro i muri. Ok, sono ritardato. No, non si può dire ritardato, è brutto. Volevo dire sono ritardato. Quando ci facevo, ritardato, sto dicendo a me. Davvero ritardo, non è una cosa così negativa, eh. C'è di peggio nel mondo, c'è chi vota in maniera sbagliata anche. Uè! Torna su, torna su! Là là! Grande! E da qui? No, 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 torna su. Non si può lasciare un attimo che... Oh, aspetta, forse ho capito come fare a riposare. Ehi, torna su, aggrappati. Sei aggrappato? Ok, ho capito come si fa a masticare. Va bene, ora era per capire. Ritorniamo qui, ci riprendiamo e ripartiamo. Allora, io devo andare di qua. Ehi, no, sei scemo. Torna su. Bisogna farlo per forza di cose da qua. Ok. Non posso risolvere tutto con l'eco, eh. Parrebbe di no. Eccolo. Sono qui delle scalinate, non ho mica viste. Tutto così conveniente da non sembrare vero, capito? No, no, lì c'era modo di... Ehi. Torna su! Non morire! Vai, vai di qua. Vai, amico bulderista.
Anzi, amica boulderista. Vai. Vai, gli metto un chiodo sulla nave, così, tanto per. Torna su. Bravissima. Braverrima. Sono quasi soddisfatto, guarda. Brava! Brava! Così si fa. Queste sono le cose collezionabili. Una lassù che non prenderò mai, una su, una qua. Mai fondamentalmente ne prenderò. Ok, va bene. Va bene. Che bello, ho fatto venire fuori sta piantagione. Che meraviglia. Sono tanti piccoli avocado. Vai. Vai tu. Dai che ce la fai, sì. Ah, ho appena capito come funziona. Cioè che c'è una stamina che non tornerà e una stamina che tornerà. Ed è rappresentato da quel coso bianco. Ok. Sono i miei tempi, però poi ci arrivo alle cose. No, dai che ce l'avevi fatta. Dai, ce l'avevi fatta. Non ci arrivi? Ai ai ai. Ti riposi lì, eh? Che peccato. Dai che ti riposi allora. Di qua. Torna di qua. Va. Agganciati su. Riposati e ripartiamo su. Dai. Vai. La papaya di qua su. Vai su. Di qua? Eh sì. Non lo potevo sapere, non vedevo. Vabbè, dai. Ho sbagliato tasto, ma va bene uguale. No, questo non va bene invece. Ok. Su, brava. Madonna, che tragitto lungo. Questo era lungo, eh. Questo era lunghetto, sì. Allora, c'è qualcosa qui dietro probabilmente, ok? Andiamo ad arrivarci. E vediamo se realmente è quello. Sì, è quello. Mi fa vedere proprio precisamente dove devo andare. Ok. Abbiamo trovato. Un trocornetto di quelli che si... Ah, no, di quelli che mi fanno sentire il mare e poi i ricordi collegati ad esso. Il ristorante abbiamo trovato. E questo sì, direi che potrebbe essere proprio il ristorante. Ci sono tanto di palco con strumenti anche. Bene, bene, abbiamo trovato il famoso ristorante di cui si parlava in qualche diario precedentemente. Ok, una volta finito il video parte in loop, come abbiamo già visto l'altra volta, e si può interrompere a quel punto. Ok. C'è un tasto per pettarlo. Bene. Sto provando le varie combinazioni, c'è anche quello per pettarlo, quindi, ok?
Mi sono rimasti questi due, di cui uno è molto vicino, mi parrebbe di capire, visto l'intensità con cui si esprime. Bene, molto bene. Voglio sfasciare il ristorante, che già, insomma, voglio dire, la clientela qui sarà un casino, ci arrivi. Se in più glielo rompi, ecco, c'è un lucchetto, quindi non si può andare. Andiamo, dove andiamo? Caro il mio amichetto, andiamo su di qua, vai. E da qua? Si va. Ulala, les jeux sont faits. Bravo, bravo. Tirati su. L'avrei potuto fare da qui? Certo, l'avrei potuto fare da qui, ma non me ne ero accorto. Molto bene, molto bene. E devo arrivare lassù. No, perché è chiuso. Lì è scalabile solo un punto. Eccolo. No. Tirati su. Oh, tirati su. Oh, che è sta storia? Stai morendo, eh? Che hai? Emorroidi, che hai? Che ti dava noia così tanto? Questa cosa non la capisco. Ma perché non posso andare? Oh, questo volevo fare. Non era difficile, dai. Anzi, no, aspetta. Proviamo tutti. Non lo posso togliere l'altro? Ah, stavo di sì. Allora, mi sa che a destra è dove devo andare, ma di là ci deve essere il discorso dell'oggetto collezionabile. Quindi lo sai che faccio nel dubbio. Vai di qua. E riposati appena puoi. Dov'è il coso collezionabile? Qui dietro. Ma è più offuscato ora, quindi è più lontano rispetto a prima. Io non ci posso arrivare. Io qua mi ammazzo. Quindi direi che ho sbagliato posto. E da qua? Da qua? E mo? Guarda là. Ci sono i puzzle ambientali, accidenti a loro. Perché non si è attivato? Oh, anche meno, eh. Oh, anche meno, eh. Ok. Bene. Bravissimo. Che ci abbiamo sopra? Double jumpamelo. Brava. È molto soddisfacente sto gioco, eh. No, ho finito i chiodini. Grande. Sì, tirati su ora però, che me la stai facendo prendere male. Ottimo, ottimo. Bellissimo. È bellissimo.
Ok, lì. Devo andare lì. Ma lì come però? Ah, ecco. Molto semplice così. Zia Hilda, devi parlare con quei due. Anch'io voglio andare in spedizione nel deserto. Tutti dicono sempre che sono troppo piccola, ma a me non importa. Ci va Neil, che è solo un po' più grande di me ed è pure antipatico. Io invece devo restare al porto a raccogliere alghe vecchie e puzzolenti e a fare i compiti. Scommetto che persino pulire i canali con te sarebbe di più divertente. Voglio scoprire se cos'altro c'è là fuori. Però i miei genitori non vogliono che lasci il villaggio. Puoi parlarci tu, per favore? Ah, Odi, credimi tesoro, non ti divertiresti molto a pulire le tubature del grande bacino. Lo stai per leggere, non ti piacerà, ma devi pazientare. Hai tutto il tempo per crescere. Presto partiremo alla volta della pianura, vedrai. Mi dispiace dovertelo dire, ma non possiamo fare altro che seguire i tuoi genitori. Quindi è meglio se non litighiamo con loro nel frattempo. Non mi va di attraversare la pianura in compagnia di tre facce accigliate. Tua zietta. Bene. Ho rischiato la vita per prendere questo bellissimo collezionabile. Ok, va bene. Lo farò andare bene. Da dove si sale ora? Da qua, direi. Sì, che attrezzi c'hai, oh? O chi sei tu? Non mi cadere. Non mi cadere. Ok. Ah, quindi il colore di quello verde è il più vicino. Ok, c'ho i miei tempi, però poi... Però c'ho i miei tempi comunque. C'ho i miei tempi, ma poi c'ho i miei tempi. Caramette, probabilmente mi prenderai in giro, ma vorrei essere un cioco. Non avrei niente da fare, sarei una creatura rotonda, soffice e carina. Sonno dopo sonno, nessun lavoro e nessuna crisi esistenziale sul futuro. Sarebbe più rilassante che andare porta a porta, ma qualcuno dovrà pur portare l'acqua agli anziani. E non ci avrei mai creduto, ma mi sono affezionato a loro. Ricordi la vecchia Coco? Mi ha fatto ascoltare e spolverare la sua collezione di conchiglie. È sorda come non so cosa, quindi mi ha detto che vorrebbe che qualcun altro le ascoltasse. Una delle conchiglie mi è quasi sbriciolata in mano. Anche a loro forse manca l'oceano, proprio come a noi. Le cose vanno meglio in famiglia? I tuoi sono ancora arrabbiati? Non c'è bisogno di rispondermi se non ti va di parlare. Non sono lì a farti forza, ma ti mando comunque delle onde. Ah, quella Coco, ti ammiro, sai? Io non avrei la pazienza necessaria. La situazione con i miei genitori è in alto mare. Hanno permesso che l'oceano sparisse, ma si rifiutano di capire cos'è successo. Non è colpa nostra, ripetono. Sono trasferiti nell'oasi dei calderoni. Hanno fatto richiesta per le fornaci. Volevano raggiungere alcuni loro amici, ma i posti lì sono difficili da trovare. Almeno per me le cose sono calmate da quando sono andati via. Mi sento leggera. Forse dovrei fare un viaggio anch'io. Bene. A questo punto non abbiamo più collezionabili, mi pare. Ah sì, ce n'è un altro là. E basta, altri non ne vediamo. Ok. Tanto sembra vicino. Questo è il solito? Sì, sì, sì. Ok. Quindi non è quello che mi fa vedere. Forse sì. Non ti ammazzare. Si torna giù. Ok. Ma noi non vogliamo tornare giù, vero? No. Un altro tempio per la divinità. L'ho acceso? No. Era già così. Oh là là, ce ne sono tre. Bene. Sì, ciao. C'ho un Errimo! Che bellezza è! È solo un carion, è una cosa puramente divertente da vedere e basta. Ok, ritornano le frecce che ci aiutano a capire cosa si deve fare. Meno male. Meno male. Spostati lungo la sporgenza. Ok. Ma l'ottimo consiglio. Ah, la polvere sotto le scarpe. E lì c'è un consumabile davanti ai miei occhi, mi sa. Qua. No. Allora, uno è là. Uno è là dietro. E quello verde. Qua.
Che è però il coso di prima. Ma questo non me lo fa vedere. Diario 12 ottave e una prima dopo lo Jouzon. Di solito solo arrivare a bassa marea dal mio vecchio faro è una specie di spedizione per me. Stavolta invece è stato solo l'inizio dell'avventura. Al punto d'incontro mi aspettava Mette, una giovane di queste parti, cioè giovane, più di me, ecco. I suoi genitori sono già partiti, ma lei, come altre persone della nostra età, voleva restare. Una bella increspatura in quello stagno che è la generazione precedente. Non è facile abbandonare il nido. Non conosco bene Mette, anzi Mette, ma abbiamo già qualcosa in comune, il crescente divario tra noi e i nostri genitori. Sembrava sollevata dal vedermi. Per una volta sono rimasta io senza parole. Forse ho giusto sorriso goffamente con la faccia tutta rossa per la fatica. Lo zaino mezzo disfatto e i capelli scarmigliati. Bel numero, Bianca. Ci sai proprio fare in società. A dire il vero ero sollevata quanto lei nel sapere che non avrei levato l'ancora da sola. Con mia grande sorpresa anche il vecchio Sol si è unito a noi. Non credo che ci siamo mai scambiati una sola parola prima d'ora. Una vecchia goletta come lui sarà in grado di tenere il passo? Fin da bambina Sol per me è stato il vecchio eremita che vive più in alto. Mi faceva una gran paura, a volte scendeva al porto, quasi come fosse un ragno che si calava con la sua tela. Alla sua vista io e gli altri bambini ci divertivamo a scappare e urlare. Perfino adesso, quando si avvicina, mi tremano le ginocchia. Siamo partiti in tre, perché nessun altro si è unito al nostro gruppo. Ben presto ho realizzato di essermi preoccupata per nulla. È solo a farci da apripista, quella strana figura agilissima che si arrampica sulle pareti rocciose con una facilità sorprendente. Mette chiude il gruppo, traboccante d'energia. Improvvisamente mi sento bene come un tempo, Bianca. E direi che possiamo interrompere qui questa puntata. Ci siamo visti in ristorante, abbiamo trovato questo appunto nuovo di Bianca e la sua avventura, come la nostra, continuerà nella prossima puntata. Vi ringrazio per il tempo passato insieme, è sempre un enorme piacere. Vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella, mettere un like, commentare e condividere. Tutte cose gratuite e molto importanti per supportare il canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!